Buongiorno, oggi è il primo, ce l'abbiamo fatta venire via dal parcheggione lì perché ha slittato un attimino nell'uscita, si vede che si è proprio sfondato quando col caldo che si è sciolto col sole, insomma poi ha ghiacciato di notte, magari si è attaccata la gomma. E niente, boh, sono uscito tranquillamente, fortunatamente, adesso andiamo a fare il pieno di acqua e poi verso il parcheggio solito e poi domani mattina via verso la Liguria e porto i miei cagnolini che si lavora per 3 giorni. Allora ragazzi, ho fatto il pieno di acqua qui per la fontana gratuita al Biarmeno 87, adesso procediamo. Ok, siamo arrivati al nostro solito parcheggio, quindi siamo qui dove c'è il campo sportivo. Ci sono ancora i miei bambini, domani mattina stasera dormo qui, così almeno già tutto qua vicino. Carico della roba da portare, devo portargli questo cesto ai miei genitori che è di mia sorella, glielo porto su assieme ai miei bambini e dopo 3 giorni ritorno su perché c'è ancora festa, insomma. E quindi niente, ritorno su ma non vado col camper, vado con la macchina perché a parte il costo, ma devo stare su, dobbiamo allargare il recinto perché è troppo piccolo quello e quindi dobbiamo ingigantirlo, insomma, perché 4 di questi qua grossi così, diciamo che hanno un peso, insomma, il giardino è troppo piccolo. Ok, sto mangiando gli avanzi di ieri. Ieri era un piatto unico, sarebbe costato 25 euro al ristorante un piatto unico. Io ho mangiato che mi sono stato praticamente male, nel senso mi sono riempito. E in più ho avanzato anche per oggi, con 5-6 euro. Quindi tanta roba. Bella lì, buon anno ancora a tutti. Ok, oggi è bruttissimo comunque, cioè c'è quella pioggerellina fastidiosa che non è né acqua né neve. Ecco, siamo girati qua in mezzo al boschetto per i loro bisognini. Perché sennò di là dove sono nel parcheggio c'è solo asfalto e sinceramente di tirare su cacca non ne ho voglia. Mentre qua alla fine è bosco e da tirare sulla natura, ecco. E anche perché io so che ti dici io sempre dietro, comunque nel caso facesse la strada. Comunque siamo qui nel bosco, qui il punto dove venivano quando erano piccolini. Quindi facevo fare il bagno dentro il miciattolo lì. E niente, anche qua nel bosco qui dove c'è la sbarra e non può entrare nessuno, vedete? E non può entrare nessuno perché c'è la sbarra. Boh. Un botto di cinghiali, guardate la strada com'è conciata. Questi sono tutti cinghiali. Ci vorrebbe avere la fototrappola e vedere se realmente li becchiamo. Potrei provare a metterla qua, appesa la rete lì, vedere se ci sono. Ho paura che me la fottono però. Quindi una volta qui c'erano dei cavalli, adesso non ci sono più. E questo qua era il lavatoio, adesso c'è acqua. Non c'era più acqua, adesso ce n'è. Si perde un po' dappertutto. Però era tanta roba. Andiamo? Buongiorno. Allora, oggi non ho acceso perché ieri sera c'erano 28 gradi, ho spento e stamattina comunque vado via presto, adesso sono le 6 e mezza. Ho già dato la mappa ai cani, vedi, ci sono 17 gradi, che non è poi freddo. Comunque sia, adesso devo dare una bella resettata anche al camper perché sono usciti fuori tutto foglie dappertutto attaccate sotto i piedi. Come sempre si è scaricata la GoPro. Stavo dicendo che lascio i cani dai miei per una settimana di 3 giorni di lavoro. Quindi, andiamo dalla mamma? Dico sì. Andiamo dalla mamma? Dai, dai, giù, 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 giù. No, non fanno giocate in campo. Ok, siamo quasi arrivati, però guardate che peccato quelle case qui che sono semi abbandonate, diroccate. Hanno messo anche divieto di transito. Qui è dove avevo messo le catene da neve, nel video che avete visto precedentemente.
Sono bei posti e molto isolati, molto isolati. Allora, sono sulla strada di ritorno. Piove, diluvia, fa schifo, c'è una pioggerellina di merda, scusate la parola. Ma niente, si ritorna a casa che ho un paio di lavatrici da fare sicuramente, di lavanderia. Vado su, ho da fare i tappeti e biancherie, insomma, i tappeti dove appunto hanno sporcato i cani e tutto e dove sono stati sopra a dormire. Quindi do una lavata a quello perché c'era proprio la lavatrice apposta e poi faccio bucare tutto assieme, insomma, e uno dei due lo butto dentro l'asciugatrice per forza, se no non ci stanno sul camper. Buongiorno ragazzi, è un po' di tempo che non ho preso in mano la telecamera perché sono stati 3 giorni di inferno. Questo weekend qui è stato bruttissimo, nel senso che, a parte che ha fatto un po' brutto, cioè la strada la stanno praticamente allargando, stanno allargando perché devono asfaltarla e c'è un problema con la rete idrica che praticamente non arriva più l'acqua, quindi essendoci la fonte, perché qui c'è una fonte dove ci si approvvigionava gratis dell'acqua e niente, questa fonte però è asciutta, non essendoci piogge torrenziali o che cosa, chiaramente è asciutta, quindi l'acqua bisogna andare a caricarla o su in un cimitero su qui o in una casa semiabbandonata che c'è giù sotto qui e praticamente siamo rimasti impantanati dentro. Meno male che avevo le catene e sono uscito, cioè è stato proprio veramente un delirio. E quindi niente, adesso staremo a vedere. Boh, vediamo se fanno in fretta a fare questi lavori, però cioè, la strada è ancora così. Non fanno niente, non tirano. Boh, vediamo. Bisogna rompere un po' le balle al comune, no? Bella lì, vedete, hanno strappato tutte le piante e allargano sta benedetta strada. E questa è la vista che c'è sulla strada di casa dei miei. Da dietro c'è la casa. Insomma, vabbè, non è che mi interessa a me per la strada o meno, perché comunque la macchina da sopra ci arrivo. Però è giusto, beh, chi ci abita, cazzo, avanti e indietro così a prendere l'acqua o a fare la spesa o che cosa su una strada distrutta così, distruggi la macchina, insomma, non avendo un 4x4 è un po' un casino. Bella lì, dai. Ci vediamo in viaggio, vediamo cosa capita. Vabbè, abbiamo ottimizzato i tempi, essendo stati in lavanderia, ho detto 28 minuti. Via, schizzato a fare spesa, quindi ho fatto un po' di spesa, qui ho tirato la roba da lavanderia, poi la stendo dentro, e duccia, non la faccio asciugare là perché costa un botto, ma è sempre umida, poi la devo sempre stendere in camper, quindi tanto vale che la faccio direttamente in camper. Tanto devo fare la doccia e umidità ce n'è, quindi poi apro l'oblò sopra e va fuori tutto. E niente, adesso ho preso anche un po' di pasta da lasciare ai miei per il fatto dei cani che magari si mangiano un po' di pasta. E niente, questi sacchetti qua non valgono niente, 10 centesimi sono sempre buttati, mi dimentico sempre di portare la borsa. E vabbè, dai, va bene così. Niente, adesso aspetto mia figlia che viene a portarmi il caffè, che finalmente sono riuscito a farlo arrivare, perché la Pop Caffè non mi ha consegnato, ma diceva che non trovava il numero alla casa, tutti gli altri corrieri sì, quindi forse l'avevo già detto, ma fa niente. E praticamente niente, adesso l'aspetto, ho cambiato caffè, quindi ho cambiato anche gusto, vediamo se è buono o no. Il bello è che nel Pop Caffè però c'era anche il bicchierino. E il prezzo della cialda era 16 centesimi, questo mi sembra che sia 17, quindi neanche tanto più alto. Boh, andiamo a svuotare la roba, avevo preso un po' di questa schifezza qui che l'avevo provata con mio nipote, era abbastanza buona. 4 formaggi, l'avevo provata alla carbonara, ma poi del salame, un po' di cose per il mattino, brioscino, prosciutti, questi qua, gli spazi che sono buonissimi, sono gnocchetti verdi di spinaci e un po' di roba, vabbè, zuppette, zuppettine, e boh, alla prossima. Ragazzi, è una congiura prendere il caffè. Ho ordinato un mese fa, più di un mese fa, il caffè della Pop Caffè.
E l'hanno consegnato, ma non c'era, forse l'avevo già detto in qualche video, non mi ricordo più, poi vabbè, massimo lo cancello. Comunque l'avevo ordinato, vanno per consegnarlo, non c'è casa nessuno, non lo consegnano. Riprovano l'altro giorno, riprovano 3 o 4 volte, insomma, io faccio la segnalazione dicendo di consegnarlo, che comunque di lasciarlo fuori dalla porta, no? Perché comunque o c'è a casa qualcuno e non sente, o comunque può lasciarlo per terra come fanno tutti gli altri corrieri. Beh, DHL non lo fa, si vede, non lo so, ha bisogno della firma. Comunque, fatto sta che è stato rimandato indietro l'articolo da DHL, è stato rimandato indietro e mi hanno rimborsato le 47 euro di capsule che avevo preso. Adesso ho ordinato da questo sito qua, Solimo Strong, è un caffè, boh, buono, era in offerta, 15 euro, questi 4 pacchi qua di cose. Beh, morale che c'è scritto capsule sulla, come si dice, vedete? Marchio Solimo Strong, capsule compatibili, 90 capsule, 5 confezioni da 18. Comunque, compatibili con la marca 1 System che ho io. Beh, queste sono le capsule per loro. Cioè, le bustine del tè sembrano. Vabbè, queste qui sono le cialde, non le capsule. Ho fatto la segnalazione ad Amazon, comunque 15 euro questi pacchi qua. Mi hanno rimborsato 15 euro e non devo rendere questo caffè qua. Cosa facciamo allora? Allora le sbustiamo, tiriamo via da qua, le mettiamo nel barattolo e beviamo il caffè con la moka. Che mi pare? Dobbiamo buttare via, no? Grande, caffè gratis. Buongiorno ragazzi, benvenuti nel canale di Camperisti Nonno Big House. Allora, sono un po' demoralizzato perché, niente, a parte che adesso sono già pronto per andare al lavoro, sono le 6:35 e niente. C'è una notizia che mi ha proprio sconfortato, che devo presentarmi in caserma dai carabinieri per quel fatto del barboncino, che appunto la signora ha dichiarato che è stata morsa lei, e allora mi sta facendo passare delle brutte storie, insomma, non so cosa ci sia in ballo, perché lo faccia, perché ripeto, non aveva assolutamente niente. E adesso niente. Aspetto la risposta questa mattina dall'assicurazione, perché il carabiniere lì mi hanno detto di prendermi un avvocato. Boh, adesso vediamo. In teoria paga tutta l'assicurazione, quindi no, in teoria, in pratica, essendo assicurato, ci pensa l'assicurazione a fare tutte le cose. Quindi, boh, vi terrò aggiornati su questa storiaccia. E niente, alla fine, boh. Le persone proprio si attaccano a tutto per riuscire a fare dei soldi, proprio non ho parole, non ho parole. Adesso vediamo cosa ha scritto nella denuncia e come. Boh, non so cosa dire, sono rimasto proprio allibito. Vabbè, infatti ieri non ho detto niente, non ho fatto niente. Siccome oggi c'è questa giornata particolare qui, appena vado su del Caramba, vediamo che dicono. Bella. Salve ragazzi, ecco, aggiornamenti da parte della caserma. Niente, sono stato in caserma, carabinieri, e praticamente la signora, quella appunto di questo famoso barboncino, mi ha denunciato per lesioni colpose. Cioè, sembra che gli ho messo le mani addosso io. Non so, ha voluto mettere in mezzo un legale che, boh, una cosa squallida, che bastava che chiedeva l'assicurazione al risarcimento danni di qualsiasi tipo. E quindi, boh, non so come va a finire la storia. Vi tengo aggiornati man mano che riuscirò a fare dei video. Anche perché adesso i video, cioè, è brutto tempo, non riesco a uscire, non. Saranno video un po' strani, ecco, perché ho in mente delle altre cose da fare, quindi comunque vedrete. E niente, adesso vado dall'avvocato e vediamo.